volevo fare un video sulle tecniche del contouring, strobing e del baking. Allora, sono delle tecniche che sono più o meno conosciute e servono per esaltare appunto il vostro make-up. Sono tecniche ovviamente un pochino più laboriose rispetto al classico make-up e magari, ecco, non da fare se avete 5 minuti la mattina per prepararvi prima di scappare via di casa. Ma andiamo subito nel dettaglio. Il contouring. Cos'è il contouring? Il contouring è una tecnica di definizione ed esaltazione del vostro viso, cioè va effettuata con chiari e scuri, cioè quindi con delle polveri chiare e delle polveri scure. Potete usare anche dei prodotti in crema, ovviamente, che sia crema o che sia polvere è la medesima cosa, dipende un pochino come siete abituati e anche la resa che volete del vostro contouring. Cosa significa contouring? Andare appunto attraverso la tecnica del chiaroscuro a evidenziare delle parti del vostro viso a seconda della fisionomia del vostro viso, però andare a ricreare, diciamo, l'ovale perfetto, il trucco perfetto a 360 gradi. Quindi io qua ho un esempio, ho una palette di polveri, però ripeto, potete anche avere degli strumenti cremosi, delle palette o dei matitoni, basta che appunto siano appunto per il contouring. In questo caso io ho questa palette, vedete, ci sono sopra delle polveri chiare, sotto delle polveri scure. Ora, a parte questa giallina che si può usare più che altro come cipria sul contorno occhi per andare a illuminare la zona, ma il resto delle polveri chiare serve per andare a esaltare alcuni punti del viso. Quelle scure, a seconda della vostra carnagione ovviamente e anche del vostro gusto, se volete un contouring con una polvere un po' più fredda o un contouring con una polvere più chiara. Ma andiamo subito nel dettaglio a spiegare proprio in parole povere cosa è e come si fa. Prima di tutto, per un ovale perfetto, a parte tutte le varie tipologie di viso che voi avete, che siano tondo, triangolare, quadrato, comunque per ricreare l'ovale perfetto il contouring si fa prendendo una polvere scura con un pennello anche di questo tipo, è ottimale perché è proprio, diciamo, tagliato in orizzontale, quindi si fa meglio proprio per andare a creare questa linea di scuro. Andate a prendere il colore un po' più scuro e andate a contornare prima di tutto sotto lo zigomo. Io oggi per esempio ho fatto un leggero contouring sotto lo zigomo. Mi raccomando, non fate questo, perché se fate questo, cioè se prendete la polvere e la mettete in quantità e la mettete verso il basso, create invece l'effetto vecchiarda. È brutto detto così, ma dovete prima di tutto creare questa linea un po' appunto concava sotto il vostro zigomo e andare a sfumarla, poi andare a sfumare magari i bordi del naso per andare a sottigliarlo, magari la punta perché è il naso un pochino a punta, un pochino sotto il mento, leggero, molto leggero per il doppio mento. E poi per esempio io, per quanto mi riguarda, che ho la fronte abbastanza alta, vado a fare anche un piccolo contouring proprio che mi fa da cornice anche sull'attaccatura. Questo va fatto ovviamente sfumando molto bene il prodotto, perché si deve vedere e non vedere. Quando abbiamo messo, diciamo, il colore scuro, appunto voi scegliete, potete fare un mix di vari colori, vedete un attimo voi quello che avete a casa, andate con una polvere chiara. La polvere chiara può essere opaca oppure può essere perlescente. Questo vi consente, e ci si attacca un pochino allo strobing, di poter andare a illuminare delle zone. Allora, se volete fare un contouring opaco, quindi classico contouring, andate con le polveri quindi chiare e andate a illuminare la zona dello zigomo per andare appunto a esaltare e a tirare fuori lo zigomo. Andate a esaltare il dorso del naso, perché così con l'effetto scuro qua
e chiaro qua il naso rimarrà visivamente più assottigliato. Un pochino il mento e un pochino qui sulla fronte, opaco, perché soprattutto sulla zona T si tende a lucidarsi. Qui mi attacco a cos'è lo strobing, perché lo strobing è una tecnica praticamente di illuminare e esaltare al massimo le nostre parti del viso, appunto attaccandoci alla tecnica del contouring. Si può fare anche solo contouring oppure anche solo strobing. Quindi lo strobing cos'è? Lo strobing vuol dire andare a prendere un illuminante, anche in questo caso o liquido o in polvere, e andare ad applicarlo sulle zone che vogliamo esaltare. Adesso vediamo sulle, non solo ora, insomma comunque diciamo ora va più in voga questa tecnica, perché vediamo appunto in tutte le riviste patinate queste modelle con questi zigomi super effetto bagnato, super wow, e quindi è quella la tecnica strobing, andare ad esaltare con un illuminante, che sia con i glitter, che sia satinato, che sia luminoso, la zona del lo zigomo alto. Quindi questa, vedete, io oggi ho un illuminante, non so se vedete, e io lo metto qui, mi fermo proprio qua, non deve essere né sotto l'occhio né troppo in basso, proprio dove è l'osso dello zigomo. Questo lo potete fare quindi su questa zona, sempre sulla punta del naso se non avete un naso importante, sull'arco di Cupido qui, e ovviamente nell'arcata sovraccigliare, cioè qua. Questi sono i punti dove si fa strobing. Strobing, io per esempio ho due prodotti, uno in liquido e uno, il mio preferito, in polvere. Quello liquido l'avete già visto, è questo qua, però ce ne sono di tantissimi tipi. Questo è, che appunto va messo in queste zone. Oppure direttamente una polvere. Questa di The Balm è la mia preferita in assoluto, è stupenda, la uso tantissimissimo ed è questo colore, ed è un colore stupendo. Provo a farvelo vedere sulla mano, per intanto così sul dito, e sulla mano è questo, guardate cosa non è, è stupendo, è stupendo, è meraviglioso. Questo appunto io lo vado, anche a volte non importa avere pennelli, con qualsiasi tipo di pennello, anche con il dorso di un pennello, o se no anche direttamente con le dita, andate in questo punto e fate proprio questo lavoro. E qui mettete il vostro illuminante. La tecnica strobing è questa, andare a illuminare il viso attraverso appunto questi prodotti. E il baking. Il baking è una tecnica invece che diciamo è molto utilizzata per gli shooting fotografici e per i video, o comunque per eventi molto particolari, in quanto è un trucco abbastanza importante e pesantino, ecco. Perché dopo che avete fatto la vostra base, quindi crema ovviamente, idratante eccetera, primer se volete mettere il primer, fondotinta, correttore, vi fermate. Non mettete la cipria, prendete una cipria in polvere. Io ora sotto mano ho questa cipria in polvere di Too Faced, però una cipria in polvere libera, quindi con la polverina all'interno. Prendete la vostra spugnetta, la inumidite, la strizzate bene, prendete la polvere della vostra cipria e andate praticamente ad applicarla sotto l'occhio in quantità, sotto i vostri occhi. Poi se fate il contouring, la cosa ottimale è andare ad applicarla sotto il vostro contouring qua, e se volete anche un pochino diciamo nelle zone che volete nelle zone dove volete dare un effetto levigato al massimo, però diciamo le zone sono queste, sotto l'occhio e sotto il contouring. Lasciate in posa la cipria in polvere qualche minuto, dopodiché andate a spennellare con un pennello da cipria, quindi con un pennello semplicissimamente da cipria.
L'effetto sarà un effetto un pochino più pesante, ovviamente, perché lasciando riposare la cipria, ovviamente la pelle va a assorbire la quantità e ne va a assorbire un pochino di più rispetto alla normale quantità che noi mettiamo di solito. Però va a dare un effetto bellissimo, levigato, perfetto, una pelle meravigliosa, senza difetti. Ed è una tecnica che viene spesso utilizzata, appunto, come dicevo prima, per gli shooting fotografici, perché è abbastanza importante, ecco, come trucco. Quindi io spero che abbiate capito le tecniche che vi ho spiegato, che vi ho detto un pochino come effettuarle. Se poi volete proprio che ve le faccia vedere su strada, come si dice, o comunque che ve le faccia vedere in un video in particolare, scrivetemi nei commenti. Se volete dei altri video, non so, datemi delle idee, o se volete dei consigli, scrivetemi, mi raccomando. Io farò tanti video e cercherò di accontentare tutti e tutte. Se vi piace, spolliciate e mettete un mi piace a questo video, e soprattutto iscrivetevi al mio canale, perché arriveranno sempre 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 più video. Non vi libererete di me. Quindi un bacione, buona giornata, buona serata. Ciao bellezze!